Buonasera, buon lunedì dell'Angelo, bentornati ad una nuova edizione del TG2000. In apertura il Regina Coeli, recitato stamani dal Papa in Piazza San Pietro, nella preghiera mariana, una meditazione incentrata su fraternità e condivisione. Doni della Pasqua, Cristiana Caricato. Papa Francesco si affaccia su Piazza San Pietro, assolata, per raccontare la tradizione biblica del lunedì dell'angelo, quando le donne si recano al sepolcro e lo trovano vuoto. Ad annunciare la risurrezione di Cristo, angeli, messaggeri di Dio, che per la prima volta pronunciano le parole che comunicano una verità sconvolgente, incredibile per gli uomini, una verità che i discepoli iniziano a ripetere. Ed è così che il pontefice invita i circa 20.000 fedeli presenti a ripetere quell'annuncio. È bello questo annuncio. Possiamo dirlo tutti insieme adesso, davvero il Signore è risorto. Diciamoli, davvero il Signore è risorto. Il Un'altra Signore volta. risorto ha sconfitto il peccato, spiega il Papa, abbattendo muri di divisione tra gli uomini e ristabilendo la pace. Ecco allora la necessità di tessere la rete di una nuova fraternità, come quella delle prime comunità cristiane, per condividere e creare Ma comunione. la fraternità è una grazia che la fa Gesù. È la Pasqua di Cristo che La fa Pasqua di esplodere la novità Cristo del ha dialogo e fatto della relazione, continua esplodere nel Francesco, che mondo diventa responsabilità per un'altra garantire cosa, pace, di avere sconfiggere la amore povertà ed gli uni estirpare per gli altri. corruzione e criminalità. Ecco perché non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del bene comune, a prenderci cura dei fratelli, specialmente quelli più deboli ed emarginati. Ma ritorniamo alla veglia di Sabato Santo. Tra i catecumeni battezzati dal Papa nella notte c'era anche un giovane nigeriano, John Ogah, che alcuni mesi fa ha sventato una rapina a Roma. Barbara Masulli l'ha incontrato. Giovan Francesco, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Giovan Francesco, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo il volto di John, un volto che era quello di una persona consapevole di affrontare un evento grandioso e al tempo stesso una grossa emozione che traspariva dai suoi occhi. Il comandante Nunzio Carbone è stato il padrino di John Ogah, battezzato da Papa Francesco durante la veglia pasquale. I due si sono conosciuti lo scorso autunno. John, nigeriano di 31 anni, aveva sventato una rapina in un supermercato di Centocelle, vedete le immagini, ma dopo aver fermato il malvivente per strada non aveva aspettato l'arrivo dei carabinieri perché era clandestino e temeva di essere rispedito in Nigeria. E invece il suo coraggioso gesto è stato premiato. I militari con Capitan Carbone lo hanno cercato e John è riuscito a ottenere il permesso di soggiorno. Grazie a tutto quello che è successo in questi mesi, John ha avuto anche la possibilità di avere un lavoro. Sì, John è stato contattato dalla Croce Rossa Italiana che ha proposto un'opportunità di lavoro. Oggi lui è magazziniere, quindi ha uno stipendio e soprattutto ha un tetto sotto cui vivere. E grazie all'interessamento dell'ordinariato militare in Italia, John è riuscito a realizzare anche un altro desiderio, il battesimo appunto, con il nome di Francesco. Sono molto felice perché nella mia vita non avrei mai pensato che sarei stato battezzato e che a battezzarmi sarebbe stato Papa Francesco. Dio c'è sempre nella mia vita quotidiana, in ogni situazione, e lo ringrazio tantissimo perché mi protegge. Lo ringrazio perché mi ha fatto incontrare Capitan Carbone, che mi ha consentito di avere i documenti e un lavoro. Io sono cristiano e in Nigeria frequentavo la Chiesa Cattolica, ma non ho mai potuto ricevere il battesimo perché le mie condizioni di vita non me lo consentivano. Il battesimo per me rappresenta lo spirito di Dio, perché Dio ha creato tutto con amore e ha creato tutto perché noi lo amassimo. Come definirebbe con un aggettivo John? John è una gran brava persona. John in Nigeria ha una moglie e un figlio di 12 anni, Destiny, e spera di ricongiungersi con loro prima o poi. Intanto, tutti i mesi sostiene economicamente la famiglia. E quando gli chiediamo come immagina il suo futuro, ci risponde così. Io nel mio futuro sogno di fare sempre la cosa giusta.
Andranno in Germania, Canada ed anche in Italia i 16.000 migranti africani richiedenti asilo in Israele. Invece di essere espulsi verso Uganda e Ruanda, saranno ridistribuiti in Occidente in fasi diverse. Ma il governo italiano nega che ci siano accordi. Vito De Torre. Dopo un lungo braccio di ferro, oggi, a sorpresa, è arrivato l'annuncio del governo israeliano. Il programma di espulsione verso il Ruanda di migliaia di profughi eritrei e sudanesi è stato annullato. Il governo di Tel Aviv, infatti, per bocca del primo ministro Netanyahu, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Un'intesa senza precedenti, per dirla con le parole di Netanyahu, che prevede il trasferimento di 16.250 migranti verso paesi occidentali. La questione migranti in Israele era diventata una vicenda internazionale quando il governo di Tel Aviv, circa un mese e mezzo fa, aveva iniziato ad applicare il suo controverso piano di espulsione di 34.000 migranti, la maggior parte dei quali provenienti dal Sudan e dall'Eritrea. L'idea di Netanyahu era di trasferire i migranti verso destinazioni africane che il suo governo considerava sicure, come per esempio l'Uganda e il Ruanda. Il governo aveva dato ai migranti due possibilità: o accettare volontariamente l'espulsione dal paese in cambio di 2.800 euro e un biglietto aereo, oppure essere trasferiti in modo forzato in un centro di detenzione per un periodo indeterminato. Oggi invece, in diretta televisiva, Benjamin Netanyahu ha spiegato che Israele porterà i migranti in paesi sviluppati come il Canada o la Germania e l'Italia, dichiarazioni che hanno scatenato mille polemiche visto che i paesi citati non ne sapevano nulla. La Farnesina ha smentito in modo categorico l'esistenza di un accordo in merito al ricollocamento di migranti provenienti da Israele. In serata, la precisazione dello stesso primo ministro israeliano: ho parlato dell'Italia, ha detto Netanyahu, solo per fare un esempio. In Siria gli ultimi ribelli anti-Assad lasciano la regione di Ghouta, la zona alle porte di Damasco ha subito nel tempo pesanti bombardamenti governativi con gravissime perdite tra i civili. Maurizio Dischin. I primi combattenti del gruppo Jaish al-Islam, il cosiddetto esercito dell'Islam, oggi in Siria hanno cominciato a lasciare la città di Duma, una delle roccaforti ribelli nella Ghouta orientale, a 10 chilometri dalla capitale Damasco. Come documentano le immagini diffuse dalla TV di Stato siriana, infatti, un pullman verde ed uno bianco con a bordo miliziani e familiari sono usciti da Duma scortati dai soldati siriani. Jaish al-Islam, sostenuto dall'Arabia Saudita, è l'ultimo dei quattro gruppi antigovernativi a ritirarsi dai sobborghi ad est di Damasco, occupati dal 2012 per combattere il regime di Bashar al-Assad. Le trattative sono state portate avanti con la mediazione della Russia, da tempo presente militarmente in Siria per sostenere Assad a respingere l'ISIS e anche i diversi gruppi combattenti, alcuni dei quali all'inizio avevano l'obiettivo di abbattere il regime, ma con le infiltrazioni di Al-Qaeda in seguito si sono frantumati e sono diventati un altro orrore nell'orrore del regime di Assad. E così anche in Siria, per la lotta al potere, i civili innocenti stanno pagando il prezzo più caro. 500.000 morti e 12 milioni in fuga da quando nel marzo 2011 è iniziata la guerra in Siria. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, i morti sono 1.600 solo nella Ghouta orientale, dove da metà febbraio si è scatenata l'offensiva aerea siriana e russa per liberarla dai ribelli anche con attacchi chimici. Dall'area finora sono state evacuate 45.000 persone tra miliziani e familiari, le quali sono state sparse sul territorio siriano a seconda delle diverse appartenenze per evitare ulteriori conflitti interni. Ed ora in Pakistan quattro cristiani sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco a Quetta in Beluchistan nel sud-ovest del paese da uomini armati non identificati. L'attacco è avvenuto in un quartiere a maggioranza cristiana contro tre membri di una famiglia, compresa una donna. Ferita una bambina, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Non ci sono rivendicazioni, ma la polizia ritiene che si tratti di un attacco mirato contro i cristiani. È iniziata con una piccola odissea la stagione 2018 dei pellegrinaggi Unitalsi a Lourdes, anticipata ieri la partenza del treno bianco da Verona a causa degli scioperi delle ferrovie in Francia. Una vera avventura per un migliaio di pellegrini, la maggior parte dei quali ammalati. Il servizio.
A causa degli scioperi delle ferrovie francesi, il primo treno della stagione dell'Unitalsi, associazione nazionale che accompagna malati e pellegrini a Lourdes, ha dovuto anticipare la partenza alla sera di Pasqua. Ci troviamo proprio nel mezzo di un sciopero indetto dai dipendenti di ferrovie francesi che non ci permettono di poter passare il confine a Ventimiglia e di poter raggiungere con il treno Lourdes. Circa 600 tra pellegrini e ammalati della diocesi di Verona giungeranno a Ventimiglia, dove cambieranno vettore per raggiungere Lourdes con i pullman. Ci saranno 3 pullman attrezzati e 10 pullman per pellegrini e personale, un pullman per ogni carrozza del treno, ecco, sostanzialmente. Sono 30 volontari della Protezione Civile che saranno con noi ad aspettarci a Ventimiglia. Il Salus ha mandato 6 incaricati loro che troveremo sempre a Ventimiglia. Andrà veramente bene, sono sicura. Nonostante il disagio del cambio di programma, in stazione l'emozione è forte per quel viaggio che rappresenta un incontro e un momento di intensa spiritualità. Ci danno un esempio straordinario di come si affronta la sofferenza, il limite, insomma, l'infermità, con serenità data dalla fede. Una cosa che lascia sorpresi. La regola è dimenticare se stessi e il mio tempo libero è il tempo libero di un altro. Il treno è partito dalla stazione di Verona Porta Nuova a 12:30. La macchina organizzativa ha funzionato. La straordinarietà di questo primo pellegrinaggio dell'anno di Unitalsi, partito nella notte di Pasqua, porterà a Lourdes, insieme ai 2 aerei che partiranno nei prossimi giorni, circa 1000 persone per vivere l'esperienza forte della fede e della solidarietà. 13 anni fa ci lasciava Giovanni Paolo II, il Papa che conquistò i fedeli di tutto il mondo. 7 milioni di pellegrini, si disse, si riversarono a Roma nei giorni dell'agonia e per i funerali di Karol Wojtyła. Nicola Ferrante. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. L'ultima comunione ricevuta come viatico sotto le sole specie del vino a un'ora dalla morte. È uno dei particolari raccontati dal cardinale Stanislao Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e segretario particolare del compianto Papa polacco, che gli amministrò di persona il vino consacrato durante l'ultima messa iniziata intorno alle 20. L'episodio lo racconta egli stesso nel libro Lasciatemi andare, dedicato a Giovanni Paolo II. 13 anni senza Wojtyła. Significative le parole pronunciate nel primo pomeriggio di quel 2 aprile, come ci riferiva il medico del Papa scomparso poco più di un anno fa, il professor Renato Buzzonetti. È stata una giornata molto dura. Verso le 15:30 pronunciò quella famosa frase che ha rimbalzato su tutti gli schermi e direi su tutte le coscienze del mondo. Lasciatemi andare dal Signore. Nel pomeriggio la situazione volgeva al peggio ed era comprensibile tecnicamente e moralmente che la battaglia era perduta ed era inutile fare di più. Di quelle ore cariche di trepidazione, preghiere e tanto dolore, oggi ricorre l'anniversario segnato dalle luci della Pasqua. E del resto anche quel sabato 2 aprile 2005 era illuminato dal carattere pasquale dei primi vespri dedicati alla festa della Divina Misericordia. Negli ultimi istanti della sua vita fissava l'immagine dell'Ecce Homo, il quadro cioè in cui Cristo è ritratto sofferente legato con le corde. Le forze lo abbandonano, terminata la celebrazione eucaristica, sono quasi le 21. Allora fra le sue mani viene posta una candela benedetta e accesa, la cui fiamma arde ancora pochi minuti. Poi, come noto, alle 21:37 si conclude la vita terrena di Karol Wojtyła. Preghiamo per lui. L'eterno riposo, dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione domani alle 12, rimanete con noi, buona serata.